Allora, siamo a Bagni di Lucca, nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, dove abbiamo appena finito l'allestimento della mostra di Michelangelo Pupisti. Sono 15 quadri con tema natura morta e alcune marine, che hanno un tema ben delineato, ben definito. Abbiamo voluto, insieme alla famiglia, concentrare qua i quadri che esprimessero le potenzialità floreali, artistiche, nel senso di immensità di studio e anche del suo profondo romanticismo. Considerato Michelangelo come un artista a tutto tondo, era un baritono, è stato un valido pittore, sarebbe stato anche un grandissimo poeta. La poesia si rinnova e si evince in ogni tratto, in ogni suo tratto cromatico, in ogni sua pennellata. Infatti per questa mostra abbiamo deciso di associare ad ogni quadro una poesia, poiché questa mostra rientra nell'ambito di Bagni di Lucca Città di Poesia, un festival, un progetto che abbiamo creato qui a Bagni di Lucca, io, Luca Guidi e Rebecca Palagi, che è un'attrice di teatro che questa sera per l'inaugurazione della mostra leggerà alcune delle poesie a cui i quadri sono stati associati. Il tema appunto è la natura morta, ma abbiamo voluto diciamo dare una conseguenza a questi quadri. Si parte dal pittore all'opera con questo dipinto del 1989, che è diciamo il simbolo, l'emblema della sua mostra. Abbiamo voluto questo quadro proprio perché raffigura Michelangelo nell'intento veramente veemente, potente della sua arte, mentre si prepara a dipingere. E che cosa dipinge? Ci dipinge un vasetto di bacche. Questo è un incredibile vasetto di bacche, un vasetto di fiori con associata una pigna, molto probabilmente questi fiori sono delle viole, quindi è un tema primaverile. Ci dipinge delle conchiglie con dei pennelli, con delle cose che associano il suo umore, la sua voglia di esprimere la libertà attraverso i tratti della conchiglia, attraverso i tratti marini. Questo è il quadro più grande che abbiamo qui nella mostra di Bagni di Lucca e sono la raffigurazione di un quadro di ranuncoli. Un'altra cesta di ranuncoli proprio per dare la conseguenza floreale anche della mostra, che appunto si intitola Che natura di sua man dipinse. Arriviamo ad un punto dove diciamo la natura sfiorisce, quindi Michelangelo ci dona attraverso i suoi tratti la poesia dello sfiorimento, quindi anche dell'autunno, il tema autunnale. Della vita che piano piano sfiorisce attraverso i fiori. Questo è uno studio incredibile, è un interno con appunto alcuni oggetti di uno studio, quindi un vaso dei vasetti e dei fiori. Andando avanti troviamo altri momenti assai significativi della vita, diciamo, della situazione pittorica di Michelangelo. Troviamo questo quadro, Fiori di Primavera, che sembra veramente un qualcosa visto al di fuori o al di dentro di una finestra, quindi si vede in sottofondo il mare con queste bacche primaverili e appunto dalla finestra si scorge questa violenta e suggestiva visione dell'infinito. All'interno troviamo poi una sedia,
una caffettiera, e il poeta e il pittore pronto, ho detto, mi stavo sbagliando, stavo dicendo poeta, ma qui è facile scambiare i ruoli, pittore, poeta, artista, cantante, Michelangelo era tutto questo. Quindi all'interno una caffettiera, una sedia, all'interno della sua creazione, prima di avere un dialogo, questo appunto il titolo del quadro, il dialogo, un dialogo con qualcuno che gli dice: Michelangelo, ma perché non ci porti al mare? Perché non ci fai vedere l'infinità della tua anima, della tua potenzialità artistica, proprio della profondità del tuo sentire, del tuo intelletto? Ed ecco che questo piccolo capolavoro, uno dei primi quadri di Michelangelo, che è un Notturno in mare del 1964, veramente un qualcosa di struggente, un qualcosa che rapisce, la luce, i colpi di luce di questo notturno sono veramente impressionanti. Ed è proprio qui che la pausa arriva, come un qualcosa di sacrosanto, come davanti a veramente a un simulacro, a un emblema, a un simbolo, di qui ci si ferma, si riparte, si prende un bel respiro, ci tuffiamo veramente nell'infinito, in quello che poteva essere veramente un tratto romantico che proviene da Turner, e da tutti i pittori romantici dell'Ottocento inglese. E restando sempre in tema di poesia, il Golfo dei Poeti, che ben si unisce appunto al notturno, non tanto in visione, diciamo, in visione cromatica, quanto in visione proprio poetica, quindi è una copula, un connubio tra il romanticismo espresso nel piccolo dipinto del Notturno in mare, questo Golfo dei Poeti, dove appunto sappiamo che hanno dimorato Shelley, Byron, eccetera, eccetera. Arriviamo poi alla parte finale della mostra con due marine, una del 1979, che è questa che vedete, che è una piccola raffigurazione invernale di una marina viareggina, perché Michelangelo era pittore viareggino, che era un pittore che amava molto la sua città, ma purtroppo la sua città non ha amato molto Michelangelo. E siamo qui, pittore qui illustra tutto quello che c'è da dire in una giornata invernale sul mare a Viareggio: l'immensità, l'infinità dei colori, la differenza cromatica fra il cielo e il mare, che è veramente quella piccola variazione cromatica di un leggero tono che fa capire quanta poca distanza c'è fra il cielo e il mare. A contrasto, l'arena, la terra, la sabbia, il concreto, che ci danno, diciamo, la magia dell'essere coinvolti all'interno della natura, all'interno del momento. Questo è l'ultimo quadro, che è la spiaggia di Levante del 1964, uno dei primissimi quadri di Michelangelo, dove si vede ancora una tecnica abbastanza violenta, veemente, dove i tratti sono grandi, dove c'è veramente la voglia, quella voglia di esprimersi per affermarsi, mentre invece negli altri avete visto che i tratti sono molto più leggeri, più nitidi. L'ultimo quadro, appunto, che termina questa piccola chicca che abbiamo voluto ricreare qua a Bagni di Lucca per dare a questa città un'opportunità artistica attraverso i colori e la poesia di Michelangelo Cupisti, e nello stesso modo Bagni di Lucca dà la possibilità a un grande pittore, a un grande artista, di poter essere parte
di una piccola e significativa e bellissima città della Lucchesia.